Ciao ragazzi e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlare della mia hair care routine, ovvero vi voglio dare 10 o insomma circa consigli, trucchetti per capelli. Come sapete, io in questo periodo ho fatto dei cambiamenti sui miei capelli, quindi ho fatto questa schiaritura nel basso eccetera, e comunque i capelli si sono un pochino stressati, quindi sto cercando di curarli maggiormente. E anche il periodo dell'anno in cui cadono i capelli, quindi sto trovando dei rimedi che spero che vi siano utili. Mi raccomando, se vi piacciono questi video di cosmetici naturali, di bellezza e consigli, lasciatemi tanti like, così ve ne faccio tanti altri, e fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri segreti di bellezza per i vostri capelli. Come ho detto, quindi in questo periodo, per cercare di insomma far riprendere un po' i miei capelli che sono un pochino stati maltrattati fra virgolette, mi sto curando un po' di più e sto prendendo anche questo integratore completamente naturale e si chiama True Beauty di Natural Mojo. A me piace tantissimo, è completamente naturale ed è una polverina che praticamente si scioglie in acqua, semplicissimo, e viene questo qua. Anche questa giarrettina, perché avevo messo anche la foto su Instagram, mi avevate chiesto, arriva tutto assieme, potete comprarlo sul sito Natural Mojo, vi lascio comunque il link nel box informazione. Potete utilizzare il mio codice sconto per avere il 20% di sconto sull'acquisto di tutti i prodotti su tutto il sito, ed è Kalita YT20, quindi sarebbe Kalita YouTube 20. E anche la brocchetta arriva con il prodotto, anche un sapore molto molto buono, perché contiene latte di cocco, melograno, ribes, lampone, barbabietola, tratto di goji che sapete che fa benissimo, insomma contiene tante frutta e erbe che fanno bene appunto per la salute dei capelli, non solo, fanno bene per le unghie, per i capelli e per la pelle. Questa speciale combinazione di frutti e bacche ridona forza e lucentezza a pelle, capelli e unghie, perché ci sono anche vitamine C, E, magnesio, selenio, rame, zinco, quindi è molto utile appunto per avere capelli forti, sani, lucidi e splendenti. A me sta piacendo, io lo sto bevendo ogni giorno ed è buonissimo, a differenza di tanti integratori che si vendono comunque sono chimici fra virgolette, e poi non è che hanno un buon sapore. Questo è buonissimo, è tipo usato comunque di un frullato di frutta, quindi è anche piacevole da bere come una merenda oppure a colazione, quindi pollice in su, mi piace tantissimo. Il secondo rimedio di bellezza è quello di fare un impacco sui vostri capelli. Io proprio in questo periodo sto facendo tanti impacchi, in particolare con l'olio d'oliva e con l'uovo, perché sono secondo me i due ingredienti veramente ristrutturanti per capelli che adoro tantissimo. Io avevo fatto anche un video di recente con l'impacco con l'uovo, casomai ve lo metto nel box informazione il link o nella scheda qua in sovraimpressione. Basta semplicemente applicare sui capelli umidi e lasciare in posa almeno mezz'ora, meglio un'oretta, e i capelli veramente sono lucidi, morbidi, strutturati, quindi io faccio sempre prima di lavare i capelli. Il terzo consiglio che vi voglio dare è quello ovviamente di assicurarvi che i vostri prodotti non abbiano siliconi al loro interno, perché seccare i capelli, nel senso che occludono i capelli e quindi non penna, ad esempio anche se fate un impacco non penna nei capelli, quindi alla fine il capello sotto si disidrata e si secca e poi si spezza, quindi assicuratevi che siano naturali o con buonici i vostri prodotti. Ad esempio io mi trovo bene anche con gli shampoo Garnier, vi ho fatto il video sugli shampoo Garnier senza siliconi, vi ho fatto il video ultimamente di tutti i prodotti al supermercato 10 must have in cui c'erano anche degli shampoo, quindi li trovate anche al supermercato, ormai si trovano ovunque shampoo senza siliconi. Il quinto consiglio di bellezza che voglio dare è quello che quando applicate il balsamo sui capelli, pettinate i capelli con le mani, perché se li pettinate con le mani quando c'è il balsamo è più facile districarli. Io faccio sempre così, cioè metto il balsamo, li pettino con le mani sotto la doccia o comunque nella vasca, in questo modo i capelli non si spezzano, perché se invece non li pettinate e magari quando sono asciutti andate direttamente li pettinate, se ne spezzano molti. Invece usate le vostre mani quando c'è il balsamo, piano piano così li districate, così non si spezzano.
Un altro trucchetto di bellezza che vi voglio dare è quello dell'aceto. Acqua fredda e aceto da utilizzare come ultimo risciacquo. È veramente fenomenale. Cioè voi prendete una bottiglia d'acqua fredda, ci mettete un cucchiaio di aceto e lo utilizzate questo come ultimo risciacquo sotto la doccia. Quindi dopo non dovete sciacquare di nuovo i capelli, ma dovete soltanto asciugarli. Questo è il rimedio che lucida in assoluto di più i capelli, li rinforza, è ottimo. E se volete potete aggiungere anche qualche goccia di olio essenziale, ad esempio di limone, per profumare i vostri capelli. Poi un'altra cosa che faccio io è utilizzare sempre un asciugamano in microfibra. Ormai mi sono abituata così, cioè non utilizzo l'asciugamano normale ma utilizzo l'asciugamano in microfibra. In questo modo la microfibra, anche sul viso alla fine utilizzo il panno in microfibra perché è molto più morbido, quindi i capelli si asciugano bene senza però stressarli, perché comunque anche con l'asciugamano, ad esempio quando li asciugate comunque dovete essere abbastanza delicati, e con l'asciugamano in microfibra mi trovo benissimo perché è morbido, quindi mantiene i capelli morbidi e non si spezzano. Poi un altro segreto è la spazzola. Utilizzate la spazzola giusta. Io utilizzo la spazzola, lo sapete, quella Lascio di Nudi, che si chiama Tangled, non lo so neanche pronunciare. Comunque io ce l'ho da anni, l'ho comprata penso tipo 10 anni fa, la comprai, adesso si vende un po' ovunque, al supermercato, nelle profumerie, ed è veramente ottima per sciogliere i nodi anche quando sono bagnati. Ecco, quando sono bagnati io li pettino sempre con quella e non si spezzano i capelli, è veramente ottima. E trovate anche da Tiger una versione economica, low cost, come ci aveva detto Nancy nel suo video, che pure lei recente ha fatto il video sulla sua hair care routine, anche lei ha detto la versione pezzotto, mi ha fatto morire questa frase, però è vero, perché noi facemmo anche il video di Tiger e là ve la feci vedere, è ottima e costa tipo 2-3 euro. Poi ragazze, un altro trucchetto di bellezza che voglio dare per capelli, gel d'aloe vera più olio essenziale di limone. È veramente ottimo come prodotto di styling, cioè lo applicate, mettete un po' di gel d'aloe vera nella mano, uno o due gocce di olio essenziale di limone e vi chiude le doppie punte, vi lucida i capelli, vi toglie l'effetto crespo, è veramente fantastico. Potete utilizzarlo sia per modellare i ricci, sia sui capelli lisci per togliere appunto l'effetto svolazzante crespo. Bellezza che voglio dare: quando fate sport cercate di comunque di legare i capelli ed evitare che poggino sulle spalle, perché magari quando siete in palestra, ad esempio, se mi accorgo che sto sudando, li leggo i capelli o comunque uso una mollettina. In questo modo vi durano puliti più a lungo, perché il sudore li può far sporcare e non va bene lavare i capelli troppo spesso. Un altro trucchetto, questo è fantastico, ditemi se non lo fate anche voi: sulla spazzola io ci spruzzo un po' di profumo, e quando ad esempio i capelli non sono proprio pulitissimi, ecco, che rimanga tra noi, oppure li voglio far profumare, spruzzo un po' di profumo sulla spazzola, poi faccio un po' così con la spazzola e poi li pettino. In questo modo, però poco, ovviamente, soprattutto se avete capelli grassi non esagerate, perché si potrebbero comunque sporcare, comunque state andando ad applicare un prodotto. È veramente ottimo, io trovo che me li profuma, me li volumizza, questo trucchetto veramente fenomenale. Non lo faccio sempre, ma tipo quando i capelli sono un po' sporchini lo faccio, lo ammetto. Ultimo segreto, ma non per ultimo, secondo me fondamentale: l'alimentazione. Ragazze, è importantissimo, perché io vi parlo sempre di alimentazione sana, di mangiare bene, ma non è utile soltanto per stare in forma, per essere belle in forma con il vostro corpo, ma anche per la pelle e soprattutto per i capelli, perché ci sono degli alimenti che fanno proprio bene i capelli. Assicuratevi di inserirli nella vostra alimentazione, e questi sono ad esempio la frutta secca, che io mangio sempre ogni giorno, le mandorle, le noci eccetera, i broccoli, oddio mia mamma se vede questo video mi ammazza, i broccoli, e che sono veramente buonissimi, fanno bene a tutto, e anche ai capelli, alle unghie, a tutto. Le lenticchie, buonissime. Il salmone, perché contiene anche omega 3 e omega 6, è un alimento che bisogna mangiare sempre, soprattutto per noi donne. Spinaci. Quindi tutti questi alimenti li dovete mangiare perché fanno benissimo ai vostri capelli. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia e vi abbia detto qualcosa di utile. Se è così, lasciatemi un bel like. Io vi mando un bacio grandissimo, voglio bene assai. Ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!